trovarci da queste zone, io non mi sarei mai immaginato in vita mia di trovarmi qui. Ma i pensieri di Dio non sono i miei pensieri, non sono i tuoi pensieri. Lui ha dei pensieri più alti, gloria a Dio, più elevati. Amen? E noi dobbiamo essere pronti a lasciare da parte i nostri per afferrare i suoi pensieri. Dobbiamo desiderare, cari nel Signore, di avere la mente di Cristo. Soprattutto in questi ultimi tempi dove i dardi infuocati del maligno dilagano. I dardi infuocati del maligno stanno dilagando. Siamo in tempi di battaglia, di combattimento, siamo in tempi pericolosi, ma non dimentichiamocelo mai, per la grazia di Dio, colui che vive in noi è più grande di colui che è nel mondo. E noi come figliuoli di Dio, nati di nuovo, amen, lo voglio dire con libertà, non appartenenti a una denominazione, ma nati di nuovo. Noi siamo in Cristo. Cristo ha avuto misericordia di noi, Dio ci ha scelti, Dio ci ha chiamati. Io personalmente posso testimoniare, come sicuramente ognuno di voi, io non meritavo di essere qui, non ero degno. Quando predico nelle strade, spesse volte Dio mi fa dire: cosa meritavamo noi? Noi eravamo peccatori, ribelli, bestemmiatori, eravamo nemici di Dio. Cosa meritavo? Io meritavo di essere all'inferno. Ma per la sua grazia Dio mi ha strappato dalle tenebre e mi ha condotto nella sua meravigliosa luce per annunziare le virtù di colui che è morto sulla croce per te e per me. Noi annunciamo le sue virtù. Gloria a Dio. Ed è un privilegio, cari nel Signore, annunciare le virtù di Cristo. Noi siamo tizzoni strappati dal fuoco. Amen? Nessuno qui meritava la salvezza, no, fratello? Cosa meritavamo? No? Meritavamo la condanna. Eravamo morti nei falli e nei peccati. Eravamo nemici di Dio. Ma Dio, nel suo infinito amore, avendo dato il suo figliuolo Gesù come sacrificio perfetto, alleluia, lui ci ha lavati nel sangue del suo figlio. Gloria a Dio, ci ha concesso il ravvedimento, perché è scritto che il ravvedimento è un dono di Dio. Se io mi sono ravveduto è perché Dio ha avuto pietà di me. Lui ha compunto il mio cuore, che era un cuore di pietra, fratello. Oggi voi mi vedete qui a predicare, ma io ridevo dei pastori, fratello. Io sono nato in Sud America, in Cile, mio nonno era italiano. E io da piccolo sono cresciuto in una famiglia che aveva conosciuto, aveva sperimentato l'amore di Dio, l'Evangelo. Dalla parte di mio padre ci sono, dalla famiglia di mio padre ci sono pastori, predicatori. E io sono nato in quell'ambiente, diciamo così, fin da piccolo mi portavano alle comunità, ai culti, alle scuole domenicali. Ma io non avevo mai conosciuto, non avevo mai sperimentato la presenza, la gioia e la benedizione della presenza di Dio, la gioia del Signore. Non l'avevo mai sperimentata. Come disse Giobbe, io avevo udito parlare di Lui, ma non lo conoscevo. Andavo in chiesa perché mi portavano, mia mamma mi portava, e posso testimoniarvi che fin da piccolo il seme dell'Evangelo, della parola di Dio, è stato piantato nel mio cuore. Ma fino ai 10-14 anni io ho frequentato le comunità, le chiese perché mia mamma mi portava, ma poi mi sono completamente ribellato, non sono più voluto andare in chiesa, diciamo, non sono più voluto andare ai culti e sono diventato molto ostile alla fede, ai credenti. Ho iniziato ad avere un grande odio. Il diavolo ha costruito tante fortezze, tante menzogne nella mia mente, perché il nemico è il padre della menzogna. Alleluia, ma Gesù è la verità. Gloria a Dio, gloria al suo nome. E la verità ci ha reso liberi. Alleluia, liberi per fare la volontà di Dio. Chi non può fare la volontà di Dio, anche nelle chiese, se c'è qualcuno che non può fare la volontà di Dio, pur essendo nella comunità, non è libero. Ogni giorno noi dobbiamo desiderare la libertà che viene dalla parola di Dio. La parola di Dio ci libera, ci purifica, ci santifica, ci equipaggia, ci rafforza, ci riempie, ci illumina, ci dà saggezza, alleluia, per fare la volontà di Dio tutti i giorni della nostra vita, in ogni luogo, fratello. Amen? Questa è la chiamata di Dio. Infatti è scritto:
Benedetto sia il Signore che giorno per giorno ci conduce in trionfo e attraverso di noi manifesta in ogni luogo, non solo in una comunità, ma in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Tu devi, fratello e sorella, essere uno strumento per portare il profumo della sua conoscenza in mezzo a questo mondo che puzza di peccato, puzza di idolatria, puzza di immoralità. Le tenebre dilagano, ma la luce, il profumo di Cristo, lo Spirito di Dio è in noi. Fratelli cari, amen. Perciò incoraggiamoci, facciamoci animo, perché colui che vive nello Spirito di Dio è più forte, è più potente di tutte le legioni, di tutte le potestà. E noi dobbiamo camminare in questa fede, amen, fratelli amati. Vivere nello Spirito, gloria a Dio, camminare nello Spirito. E io non le sapevo queste cose. Io ero legato, io vi posso testimoniare, ero legato pur essendo seduto in una panca di una comunità evangelica, ero legato. Dovevo avere un vero incontro col Gesù Cristo della gloria, col Re dei Re, col Figlio di Dio, col risorto. Alleluia. Io non me lo sarei mai aspettato di essere qui, non dico qui in un pulpito, ma qui nella grazia di Dio. Amen. E in qualunque luogo, con una Bibbia in mano, a parlare di Gesù, fratelli. Io non me lo sarei mai immaginato. Perché, come vi ho detto, in tanti anni che io mi sono allontanato dalla Chiesa, proprio mi sono ribellato, più o meno dai 14 anni ai 25 anni, il diavolo mi ha messo tanti pensieri malvagi contro i pastori. Io criticavo i pastori, dicevo i miei zii sono bugiardi, sono degli impostori, li criticavo, ridevo di loro quando li ascoltavo, non so, pregare, parlare in lingue. E il nemico costruiva tanti ragionamenti malvagi nella mia mente. E io ero legato, ero incatenato. Venivano i fratelli in casa a trovare i miei genitori a pregare, entravano e salutavano con la pace, pace del Signore. E io dicevo guerra, guerra, la mia mente c'aveva questo sussurro maligno, guerra, guerra, e mi nascondevo in camera a ascoltare la musica diabolica, la musica del mondo. Fumavo, bevevo, poi ho iniziato a bestemmiare, proprio una ribellione totale. E in quegli anni di ribellione ho avuto un grande vuoto dentro di me, un vuoto terribile. Pur avendo 20 anni, 25 anni, mi sentivo peggio di uno di 80. Non volevo più vivere, fratelli. E tante volte una voce maligna che io non capivo cos'era, come un pensiero, un martello, mi martellava nella mente, mi diceva: guarda, nessuno ti vuole bene, guarda che vita che hai, sei distrutto, sei sconfitto, ma sei un disperato, ucciditi, ammazzati. E questa voce mi martellava spesse volte. Non mi dimenticherò mai, un giorno ero nel balcone di casa, avevo subito un periodo di depressione, fratelli, un mese di depressione, dopo tanti viaggi nel quale io cercavo di cambiare la mia vita, perché io sapevo che la mia vita non era a posto, sapevo che avevo un vuoto, che ero perso, ero deluso, ero triste, non avevo la pace, non avevo la gioia. Io dentro di me avevo tante domande, che poi ho scoperto che sono scritte nel libro dell'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Perché l'uomo si affatica tanto se alla fine tutto finirà, tutto svanirà? E io avevo queste domande sotto il sole, sotto il cielo, perché non avevo un contatto col Dio della gloria, non avevo un contatto col Signore, non avevo ancora alzato ed elevato i miei occhi verso il cielo, da dove viene il nostro aiuto. Amen, alleluia. Il nostro aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti guarda non dorme e non sonnecchia. Chiesa di Gesù Cristo, il nostro Redentore vive, Lui ci protegge, Lui ci difende. Se Dio per noi, chi sarà contro di noi? Gloria all'Eterno. Questa è la fede vittoriosa che vince il mondo, attraverso la quale noi viviamo, fratelli. Il giusto vivrà per fede. Io non avevo fede, ero morto nei peccati, ero morto nei miei pensieri malvagi, ero morto
lontano da Dio. Un giorno, in quel mese di depressione, ero chiuso in casa e uscii al balcone a fumare, e quei pensieri malvagi mi tormentavano, mi dicevano: buttati giù, guarda, sei un fallito, sei un perduto, ammazzati. E io guardai di sotto e vedevo tutta la strada sotto che mi girava così come un vortice. E in quel momento la mia mente era imprigionata da questo pensiero. Ma io vi posso testimoniare, io non conoscevo ancora il Signore. In quel momento una presenza, come una mano, mi tirò indietro. Alleluia! Mi tirò indietro perché mia mamma pregava per me. Alleluia! Sorella, non ti stancare di pregare per i tuoi figli. Non ti stancare di pregare per il tuo marito che non conosce il Signore. Non ti stancare, non ti scoraggiare, prega! Alleluia! Perché nella preghiera c'è potenza, perché è un'arma vittoriosa. Nel nome di Gesù, fratelli, non ce lo dimentichiamo. La preghiera nel nome di Gesù ha una grande efficacia per spostare le montagne, per spezzare le catene. Nel nome di Gesù. Io l'ho visto, fratelli, mia mamma, mio padre pregavano per me, eppure io li insultavo. Io parlavo male contro di loro, io non avevo rispetto per nessuno. Dove abito io, nella cittadina, in provincia di Genova, la polizia, fratello, ogni giorno mi fermava perché vedevano la mia apparenza. Io avevo una faccia, come si dice, da galera. Avevo una faccia da galera, avevo un odio dentro di me, ma dentro di me piangevo. Anche se mi mettevo una maschera, avevo un'apparenza di essere un duro, un forte, dentro di me piangevo, avevo una tristezza, ero morto dentro di me. Ma nel momento che meno me l'aspettavo e che più bisogno avevo, il Signore mi è venuto incontro. E vi posso testimoniare che è stato veramente il giorno più bello della mia vita. Io non mi posso dimenticare come Gesù Cristo si è fatto presente nella mia vita. Io avevo tante volte udito parlare di Lui, fratello. Da piccolo sono cresciuto nella chiesa, zii pastori, cugini predicatori, ma io ero morto, ero perso dentro la chiesa. Ma il Signore, nel giorno che meno me lo aspettavo, io ero lontano da Lui. 10 anni che non andavo in una chiesa. Lui mi ha cercato, mi è venuto incontro quando io non me lo aspettavo, fratello. Io andai in Canada per cercare di cambiare la mia vita. Pensavo alle cose terrene, ai divertimenti del mondo, al denaro, alle donne, alle amicizie. Con questi pensieri io viaggiai per il Canada per cercare di cambiare la mia vita. E mi ricordo che quando partì, questo lo racconto sempre, quando partì dall'Italia, mia mamma mi disse: tieni Stefano, portati la Bibbia, ti servirà, prendila. E io gli dissi: ma quale Bibbia? Non c'ho posto nella valigia, non vedi che c'ho tutte le valigie pronte? E cacciai, tirai la Bibbia contro il muro. Il vecchio uomo era così, la mia vecchia vita era così, ero un ribelle, un duro di cuore. Ma il Signore, come ho detto prima, nel momento che meno me lo aspettava, è venuto con potenza nella mia vita. Alleluia, perché Lui è vivente. Gloria al Signore, lo posso testimoniare ovunque. Io questa testimonianza che vi racconto brevemente l'ho raccontata migliaia di volte, ma ogni volta che la racconto il mio cuore si accende di un nuovo amore per Gesù, di una gratitudine, di una gioia di quello che Gesù ha fatto nella mia vita. Vi racconto, io sono arrivato in Canada e continuavo nella solita vita, a frequentare bar, locali, mi ubriacavo, bevevo tanto. E un giorno io vidi in un giornale che cercavano un aiuto in un panificio italiano. Io parlavo l'italiano, lì ci sono tanti italiani. Allora ho cercato l'indirizzo, era nella parte opposta dove abitavo con mio cugino. Lui non credeva in Gesù e lui mi conosceva come io ero. Parolacce, parole cattive, volgari, doppi sensi, bevevo a volontà, non mi interessava niente di nessuno, non avevo amore per i suoi figli, per nessuno. In casa loro mi vedevano che ero un ribelle. E quel giorno io andai a vedere il lavoro, immerso nei miei pensieri, e quando uscii dalla stazione, fratelli, per andare all'indirizzo dove c'era quel panificio, all'improvviso camminavo e alzai lo sguardo e vidi che nel marciapiede di fronte c'era qualcosa che attirò la mia attenzione. Era un cartello, così,
che parlava di Gesù. Alleluia. E siccome la sua parola è vivente, anche se è scritta, amen, la parola è vivente. Perciò, fratelli, leggiamo la parola. Alleluia. Alimentiamoci nella parola. Fortifichiamoci nella parola di Dio, che è vivente ed è efficace. Gloria a Dio. Quella parola toccò il mio cuore. Qualcosa si svegliò dentro di me. C'era un seme piantato. Però altri pensieri mi dicevano: ma cosa vai a fare lì? Ma vattene via, ma lascia perdere, ma vai. E allora io me ne andai avanti a vedere il lavoro. Dopo circa un paio d'ore, mentre io tornavo alla stazione, mi ero dimenticato di quella comunità. Non ci pensavo più, veramente. Non ci pensavo più. Io non avevo, sorelle, fratelli, l'interesse di avvicinarmi a Gesù. Assolutamente no. Ero come uno del mondo, che tu gli parli la prima volta e non gli interessa nulla. Non volevo avvicinarmi al Signore, non volevo ascoltare l'Evangelo, non volevo leggere neanche un versetto della, non mi interessava nulla, ma il Signore era interessato a me. Questo è quello che io posso testimoniare. Quando io non l'ho cercato, Lui mi ha cercato. Alleluia. Lui ha avuto compassione di me. Alleluia. Gloria al suo santo nome. E in quel momento, mentre io andavo alla stazione, vidi così che la porta della comunità era aperta, e così spontaneamente io entrai dentro. Ma avevo altri pensieri, dicevo: vabbè, tanto non c'ho niente a casa, sono 1:30 del pomeriggio, cosa vado a fare? Vado lì e mi passo un po' il tempo, pensavo questo. Oppure pensavo: questi qui sono buone persone, mi aiuteranno per un lavoro, pensavo questo. Oppure nella mia mente peccaminosa dicevo: vado a vedere le ragazze che ci sono. Ma fatto sta che io entrai lì, il Signore mi spinse, c'era qualcosa che mi spingeva, fratelli, io non lo capivo. Entrai, c'era un giovane, alleluia, con la Bibbia in mano, che mi disse: benvenuto, il Signore ti benedica. E mi accolse con un amore che fuori non lo sentivo mai, non l'avevo mai sentito. Mi disse: mi fa piacere che sei venuto, però abbiamo finito la riunione di preghiera, vieni domenica. E lui in 5 minuti cercò di evangelizzarmi. Mi parlò di Gesù, io non capivo nulla, ero cieco, e lui insisteva, mi cercava di parlare e io non volevo ascoltare, a tal punto che gli dissi: va bene, ciao, ciao, ci vediamo un altro giorno, per tagliare il discorso. E io scappai da quella comunità, io uscì dalla porta e andai verso la stazione. Ma in quel momento, mentre io camminavo verso la stazione, non c'era nessuno per la strada. Il marciapiede era vuoto, era l'ora di pranzo, sicuramente erano tutti a mangiare. Ma in quel momento, mentre io camminavo, accadde qualcosa che non avevo mai sperimentato e visto, realizzato in vita mia, qualcosa di soprannaturale. Davanti a me, fratelli e sorelle, ci fu come un muro invisibile, una presenza che mi bloccava in mezzo al marciapiede. Erano come due mani che mi fermavano, due mani. Io non le vedevo, ma io sentivo qualcosa di meraviglioso. Io non riuscivo più ad andare avanti e fui bloccato, letteralmente fui fermato in mezzo al marciapiede. Non c'era nessuno. E in quel momento ci fu una battaglia dentro di me. Ma cosa vai a fare? Ma tanti pensieri, uno si accavalava, una battaglia, una tempesta dentro di me. Io non riuscivo ad andare avanti, c'era questa presenza come due mani che mi fermavano e mi dicevano: non camminare più in questa strada, non camminare più in questa strada. Io non riuscivo a muovermi, ero incatenato, ero paralizzato in mezzo al marciapiede. Una lotta terribile nella mia mente, volevo andare indietro, non riuscivo, volevo andare avanti, non riuscivo. In quel momento, gloria a Dio, una voce mi parlò, una voce potente, fu come un raggio che mi arrivò dentro di me, alleluia, fu una cosa inspiegabile. Ma io sentii una voce che mi chiamò per nome e mi disse: Stefano, torna indietro e domandali dove c'è un'altra chiesa. Torna indietro. E quando questa voce mi arrivò, quella battaglia si dissolse, sparì all'improvviso. E io mi sentii libero, mi sentii diverso, mi sentii leggero. Ma subito dopo un'altra voce mi diceva: ma cosa vai a fare lì? Fu come una freccia che mi metteva al dubbio, mi voleva allontanare da quel richiamo di Dio che non conoscevo. Io non sapevo che era il Signore,
Ma quella voce, fratelli, mi arrivò, mi parlò, fu una potenza, una voce diretta, gloria al Signore. E in quel momento mi arrivò l'altra voce e mi diceva: ma cosa vai a fare? Ma lascia perdere, ma vattene a casa. E io rimasi ancora dei minuti lì, non riuscivo a muovermi. E allora per la seconda volta quella voce meravigliosa mi chiamò e mi disse: Stefano, torna indietro e domandali dove c'è un'altra chiesa. E io non riuscivo a muovermi, e in quel momento, amati nel Signore, quella presenza che era davanti a me, come due mani, furono come due mani che mi prendevano dei fianchi e mi faceva girare, mi faceva veramente girare completamente e tornare indietro. Io ero da solo nella strada, fratello. Fu qualcosa di soprannaturale che io posso testimoniare, perché il nostro Dio è vivente, il nostro Dio è l'Onnipotente, Lui fa quello che vuole. Amen. Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Noi non seguiamo una religione, noi non seguiamo una filosofia, un concetto religioso, una denominazione. Noi seguiamo il Cristo vivente, colui che ha detto: io sono la luce del mondo, chi mi segue non sarà più nelle tenebre ma avrà la luce della vita. E Lui è venuto a salvare e a cercare ciò che era perduto. E io lo posso testimoniare per la grazia del Signore. Da quel giorno il Signore mi ha fatto andare in una comunità, in una chiesa evangelica, dove quella sera io ho udito il messaggio dell'Evangelo che ha trasformato la mia vita. E io non me la sarei mai immaginato, perché anche quella sera, l'ho testimoniato anche ieri, anche quella sera che grazie a Dio andai in quella chiesa, io non andavo con l'idea, con l'intenzione di convertirmi o di ascoltare la parola o di accettare o di ricevere Gesù. Io non avevo in mente questo, avevo in mente di passarmi il tempo, così di sedermi, di ero orgoglioso, ero ribelle, io criticavo i credenti. E io mi sedetti nell'ultima panca ed ero così, ero come un pezzo di ghiaccio, ero freddo, criticavo ancora dentro di me. Avevo quel dubbio, quella freddezza dentro di me. Ma vi posso testimoniare che più la Chiesa pregava, più i credenti lodavano Dio. Io ero con gli occhi aperti, così. Io non pregavo, non lodavo, io guardavo tutti e li criticavo dentro di me. Ma più loro pregavano e qualcosa iniziava a cambiare nel mio cuore. Alleluia! Più loro pregavano e più io sentivo un calore, un fuoco che si accendeva nel mio cuore, il mio cuore si scioglieva, io ero con gli occhi aperti. Più passavano i minuti e più questa presenza meravigliosa entrava in me e mi preparava, mi modellava il cuore. Qualcosa stava succedendo, qualcosa di meraviglioso, di speciale succedeva nel mio cuore. La presenza dello Spirito Santo stava preparando il terreno per ricevere il buon seme della parola di Dio. E vi posso dire, mentre loro pregavano, questa potenza, questo fuoco avvolgeva il mio cuore, gloria a Dio, a tal punto che io non ho più potuto resistere e sono scoppiato in un fiume di lacrime. Ho iniziato a piangere, piangevo e la mia anima tremava e piangevo e sentivo questo fuoco che mi avvolgeva, questa presenza che penetrava dentro di me, e io piangevo, piangevo, non sapevo perché. E più piangevo e più mi sentivo libero. Alleluia. Perché dov'è lo Spirito di Dio c'è libertà. C'è libertà dove lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo tocca il cuore di una persona, lo libera, spezza i legami. E io l'ho visto quella sera, fratello. Io non stavo pregando, ma la preghiera dei santi, la preghiera dei credenti, la lode, perché Dio dimora fra le lodi. Nella lode c'era una grande potenza dello Spirito Santo che penetrava nel mio cuore duro, nel mio cuore freddo, e distruggeva le catene, le fortezze. Io non lo sapevo, io ero con gli occhi aperti, fratello, e ho iniziato a piangere, non ho più potuto resistere. E in quel momento io ero con gli occhi aperti, mi passò davanti a me come un film della mia vita. Io vidi la mia vita e vidi da quando ero piccolo fino a quel giorno che ero un peccatore perduto, che ero un ribelle, ero una pecora smarrita. E vidi la mia condizione in quella visione, possiamo dire, in quel film
della mia vita che il Signore in un attimo mi fece vedere. In quel momento, per la prima volta, amen, pur essendo in una chiesa da piccolo, pur essendo cresciuto in mezzo alle chiese evangeliche pentecostali, per la prima volta io iniziai a invocare il nome di Gesù con tutto il mio cuore. Lo invocavo, gridavo a Lui, lo invocavo e piangevo e sentivo come Lui mi liberava, mi toglieva tutti quei pesi, quei fardelli, quelle catene sparivano, mi sentivo libero. E poi il predicatore si alzò per la gloria di Dio, per la grazia di Dio, e quella parola che fu letta trasformò la mia vita. Se dunque uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Quella parola, fratelli, entrò, vi posso dire, come una spada nel mio cuore. Io ero seduto in fondo. E quello che dirò, fratelli, io lo testimonio perché io l'ho visto da parte di Dio. Io l'ho visto. Io ancora ero orgoglioso. Io non credevo che la Bibbia era la parola di Dio. Io con i miei occhi carnali, dentro quella comunità, vedevo un uomo con un libro in mano. Io non rispettavo la Bibbia, non rispettavo i predicatori, i pastori. Ma in quel momento Dio, nella sua grazia, mi ha fatto sperimentare qualcosa di soprannaturale, di spirituale, che io racconterò sempre. Mentre io con gli occhi carnali ero seduto in fondo, vedevo un uomo col libro in mano, per me era un libro. Quando lesse quella parola, ascoltate fratelli, quando quella parola fu letta, io non capivo che c'era l'unzione dello Spirito Santo, non capivo l'opera dello Spirito, non capivo nulla, ma in quel momento Dio mi ha dimostrato che il Vangelo è la potenza di Dio e che la parola di Cristo è spirito e vita e che la sua parola è vivente ed efficace, più affilata di ogni spada e che penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, alleluia, per spezzare i legami, le catene. Mentre io ero in fondo, ancora criticavo, fratello, io vidi, mentre quell'uomo leggeva, io vidi come un raggio, come una luce che si sprigionò dal libro e mi arrivò direttamente nel mio cuore. Fu come un raggio, come una spada che penetrò nel mio cuore. E quando io ascoltai, udì, ricevetti nel mio cuore quella parola, fu così grande la potenza che mi penetrò da parte di Dio, la potenza della parola di Dio, dello Spirito di Dio, che io mi dovetti piegare su me stesso. Io non so se ci credete questo. Io l'ho vissuto, fratello. Io ero morto nella valle delle ossa secche. Ma come Dio disse a Ezechiele, vai e profetizza a queste ossa e di a loro, ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno, ascoltate la parola del Signore e rivivrete. Gloria a Dio, nella parola di Dio, fratelli, c'è potenza. La parola di Dio spezza le catene, la parola di Dio ci fa nascere di nuovo. E io vi posso testimoniare, alleluia, che quella spada dello Spirito di Dio, sapete cosa ha fatto? Ha ucciso l'uomo vecchio e ha fatto nascere l'uomo nuovo. Perché l'uomo vecchio, chiesa, deve morire. L'uomo vecchio deve morire. Deve morire l'uomo vecchio. Non c'è comunione fra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Non c'è comunione fra la luce e le tenebre. Non c'è comunione fra il regno di Dio e la corrente del mondo. Non c'è comunione, fratello. Non facciamoci ingannare da quel Vangelo moderno dove tutto è lecito, dove tutto si accetta, dove dicono ma no, ma Dio guarda il cuore, Dio mi conosce, Dio sa ogni cosa. Non è vero, fratelli. Dio vuole da noi la santificazione. Gloria a Dio, perché Lui ha pagato, Kamarabasei, un caro prezzo sulla croce per renderci santi, per renderci, alleluia, un popolo separato per Lui. Io non lo capivo, fratelli, io non lo capivo, ma il Signore nella sua grazia, gloria al Signore, mi ha fatto nascere di nuovo per vivere una vita santa, una vita separata dal mondo, fratelli. La vera Chiesa deve uscire dal mondo.
Gloria a Dio, deve separarsi dal mondo, dalle vanità ingannatrici, dalla carnalità, dalla corrente di questo mondo. Noi non possiamo vivere un evangelo a modo nostro, no fratelli? Questo dice il Signore, è la verità. E per la grazia del Signore lo posso testimoniare solo per la sua gloria, per la sua misericordia. Com'è possibile, fratelli, che uno che bestemmiava ora adora Dio? Io lo adoro, lo ringrazio. Non solo qui, fratelli, ma in casa mia. Amen? Nella mia stanzetta, nella mia vita. Gloria a Dio, perché il nostro essere, il nostro corpo è il tempio di Dio. Il tempio di Dio non è qui, non è le quattro mura. Il tempio di Dio è il nostro corpo, la nostra vita, dove Lui dimora, dove Lui abita, dove Lui, gloria a Dio, ha fatto la sua dimora. Amen. Permanente. Non solo due giorni alla settimana, non solo tre giorni alla settimana, ma ogni momento della nostra vita. Amen, fratelli amati. La parola dice, carissimi nel Signore, vivete nello Spirito e non adempirete i desideri della carne. Io prima non le conoscevo queste cose, pur essendo cresciuto in una comunità evangelica. Non le conoscevo queste cose, ma per la grazia di Dio vi posso testimoniare, alleluia, dal giorno che Gesù Cristo è arrivato con potenza nella mia vita, l'Evangelo è arrivato con potenza, tutto è cambiato. Vi posso testimoniare, il giorno prima io dicevo le parolacce, il giorno dopo non le dicevo più. Perché da una stessa fonte, alleluia, chi ha orecchie da udire oda, non può uscire l'acqua dolce e l'acqua salata. No, fratelli? Io vi posso testimoniare, ero giovane, il giorno prima ero un grande bevitore di birra, il giorno dopo non lo ero più. Fratelli, è la verità. Il giorno prima io bevevo whisky, fumavo, il giorno dopo non fumavo, non bevevo più. Chi l'ha fatto questo? Benedetto sia il Signore! Alleluia! L'ha fatto Lui, il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, il Re dei Re, il Figlio di Dio, colui che è venuto dal cielo per liberarci dai nostri peccati e per farci essere un popolo appartato per Lui. Gloria al Signore. Amen. Voglio leggere un versetto insieme per la gloria di Dio. Amen. Gloria al Signore. Nella lettera dell'Apostolo Paolo a Tito, rapidamente, questo versetto che ora il Signore mi ha messo in cuore, alleluia, lo vogliamo leggere per la gloria di Dio. Tito, lettera a Tito, capitolo, alleluia, benedetto sia il Signore, capitolo 2, amen. Alleluia Signore, grazie per la tua bontà Signore, per la tua misericordia, grazie Signore che ci hai dato una nuova vita nel tuo figliuolo Gesù Cristo, alleluia. Tito 2 dal verso 11 in avanti dice così, amati nel Signore, infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini, amen, e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze, cioè i desideri mondani, i desideri del mondo, della vecchia vita, a rinunciare, perché viviamo nella presente età saggiamente. Il principio della saggezza è il timore di Dio. Oggi alcuni membri della Chiesa moderna hanno perso il timore di Dio. Non vivono più nel timore di Dio. Parlano come vogliono, vivono come vogliono, vivono in un modo nella Chiesa e poi in casa loro, tanto nessuno li vede, vivono come vogliono loro. Non hanno più il timore di Dio. Tanto il pastore non mi vede, non mi vede l'anziano, non mi vede il fratello, vabbè, a casa mia io, sai, non è niente di sbagliato se mi guardo questo film,
Fratelli, come possono i figli di Dio, non so perché dico questo, ma il Signore lo sa, per come possono i figli di Dio, che sono chiamati a santificazione, perdere 2 ore di tempo nel guardarsi film pieni di peccato, di adulterio, di omicidio? Cosa ci sono nei film, cari, nel Signore? I film sono pieni di tenebre. Non partecipate alle opere delle tenebre, ma riprendetele, sgridatele, dice la Scrittura. Come possiamo, fratelli, noi che siamo chiamati a essere santi, coinvolgerci ancora, divertirci o immergerci in film pieni di immoralità? Non è possibile, fratelli. Gesù qui dice che lui ci chiama a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze. Cari, è la parola del Signore. Io vi posso testimoniare, pur essendo giovane, quando Gesù è arrivato nella mia vita per la sua gloria, io avevo 25 anni, da quel giorno non ho più avuto bisogno di guardare film. Non ho più avuto bisogno, perché Cristo riempie tutta la mia vita. Perché cerchi i divertimenti del mondo, i passatempi del mondo? Perché, se Cristo è la gioia della tua vita? Perché, fratelli, c'è tanto da fare, preghiamo, dedichiamo alleluia quel tempo, invece di guardare quei film, scusate la parola, pieni di spazzatura. Preghiamo il Signore della gloria, alleluia. Preghiamo per le anime perdute, preghiamo per le nostre famiglie, preghiamo per l'opera di Dio. Gloria, perché il Signore sta ritornando, fratelli cari. Manteniamo le nostre lampade accese, alleluia. E vi voglio dire, nell'amore del Signore, questo vale anche per me, perché se io che sto predicando queste cose non le vivo, sono il primo ipocrita. Gloria a Dio, che il Signore ci scampi, alleluia. Fratelli, quelle cose spengono lo spirito. Ecco perché nella Chiesa non c'è risveglio, non c'è potenza. È la verità, fratelli. Gesù ci chiama a uscire dal mondo. Il Signore ci chiama a uscire, alleluia, dalle mondane concupiscenze, dai desideri carnali, dal modo di parlare del carnale, del mondo. Questo dice il Signore a ognuno di noi, amati nel Signore. Come diceva la parola, a volte Dio ci dà delle vergate perché ci ama. Lui non lo fa per cattiveria, lui lo fa perché ci ama, perché lui, alleluia, ci brama gelosamente. In Giacomo è scritto: non sapete voi che lo spirito che dimora in voi vi brama fino alla gelosia? Non sapete voi che chi diventa amico del mondo diventa nemico di Dio? Fratelli, noi non possiamo essere amici del mondo. Noi non possiamo perdere tempo in quelle cose del mondo, in quei passatempi, in quei film che non giovano a nulla. Dobbiamo vegliare, fratelli, essere sentinelle. Perché il nemico è astuto, fratelli. Il nemico è astuto, cari del Signore. La grazia del Signore ci insegna, la sua grazia ci insegna a rinunciare all'impietà. Il Signore Gesù disse: chi vuole essere un mio discepolo, chi mi vuole seguire, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La grazia di Dio, fratelli, la sua misericordia che ci ha raggiunti, amen, ci insegna a rinunciare all'impietà, ci insegna a rinunciare alle mondane concupiscenze, ci insegna a rinunciare a quei desideri del mondo, della carne, del vecchio uomo, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente, aspettando, alleluia, la beata speranza. Stai tu aspettando la beata speranza? Stai vivendo aspettando il ritorno di Cristo? Stai vivendo, alleluia, con l'ottica, con la visione di Dio? Il Signore disse: quando il Figlio dell'uomo ritornerà, troverà la fede sulla terra? Gloria a Dio. La fede, fratelli, la fede, la vera fede, che è ubbidienza al Signore. Amen.
cari nel Signore, questa parola è per tutti. La vera fede non è solo con le parole. Io questo lo predico nelle piazze, ma anche dentro lo dobbiamo dire. La vera fede non è solo con la bocca, ma è ubbidire alla parola del Signore. Alleluia, il Signore ci chiama all'ubbidienza. Amen, fratelli. La nostra preghiera in questi ultimi tempi, e insieme lo vogliamo pregare insieme, il Signore, amen, per ognuno di noi. Padre, aiutaci a vivere nell'ubbidienza. È scritto, fratelli, come figli ubbidienti, non conformatevi più alle concupiscenze del tempo passato, quando vivevate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, siate pure voi santi in tutta la vostra condotta. Perché colui che ha detto santo è santo, colui che ha detto siate santi è santo. Amen? E a lui dovremo rendere conto. Perciò chiediamo a lui, fratelli, in questi ultimi tempi, la nostra preghiera deve essere: Signore, aiutami a vivere nel timore di Dio. Aiutami a vivere, Signore, nell'ubbidienza. Aiutami a vivere, Signore, nella santificazione. Aiutami, Signore, a consacrarmi sempre di più a te. Io voglio essere più consacrato a te, Signore. Voglio che tu mi riempi del tuo spirito, Signore. Dammi la forza di abbandonare i vecchi pensieri, Signore, i vecchi desideri, Signore. Dammi la forza veramente di seguirti, Signore, nella via stretta per amore del tuo nome. Dacci la forza, Signore. Alleluia. Preghiamolo insieme, fratelli, questa sera. Preghiamolo, invochiamolo. Alleluia. Alleluia. Grida a lui. Gloria al Signore. Invocalo. Alleluia. Alleluia. Perché lo Spirito Santo è qui per liberarci, per rinnovarci. Alleluia. Per fortificarci. Lo Spirito Santo è qui. Alleluia. Noi siamo riuniti nel nome di Gesù. Invocalo questa sera, diglielo: Signore, purificami, Signore, rinnova la mia mente, Signore, santificami, Signore, con la tua parola. Gesù disse: Padre, santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Fratelli, lasciamo operare questa parola nei nostri cuori, tutti noi, tutti, lasciamo che lo Spirito Santo operi dentro di noi. Alleluia, alleluia. Arrenditi allo Spirito Santo, arrenditi, lui farà meraviglie per te, lui combatterà per te. Alleluia. Non è per forza, non è per potenza, dice il Signore degli eserciti, ma è per lo Spirito mio. Alleluia. Lo Spirito Santo ti vuole riempire questa sera, ti vuole, alleluia, rafforzare, vuole riaccendere in te questo zelo, lo zelo del Signore, vuole riaccendere in te quel fuoco, quella fiamma. Alleluia, alleluia. Invocalo questa sera. Non farti bloccare dai pensieri. Sgrida ogni pensiero. Scaccia via ogni pensiero malvagio. Alleluia. E invoca il Signore. Aggrappati, afferrati a Lui. Alleluia. Come Giacobbe. Alleluia. Che lottò per la sua benedizione. Lotta questa sera. Lotta per la tua benedizione. Lotta, afferra, afferra il Signore, afferralo. Alleluia, lotta contro quei pensieri che ti vogliono intimidire, bloccare, disturbare, contro quel dubbio, quella freddezza, qualsiasi pensiero che ti vuole distogliere dalla perfetta volontà di Dio. Alleluia, combattilo, combattilo, prendi l'armatura di Dio, afferra la parola di Dio. Il Signore ti ha dato la vittoria. Il Signore ha vinto per noi, ma Lui vuole che noi camminiamo alla luce della Sua verità. Oh Padre Celeste, alleluia, Spirito Santo, opera Tu questa sera. Signore, noi siamo qui, ci arrendiamo davanti a Te, Signore. Oh Padre, riversa, Signore, una potente benedizione questa sera. Riversa una potente benedizione di Spirito Santo, Signore. Che il tuo fuoco, Signore, infiammi ogni cuore, Signore. Che il tuo fuoco, Signore, faccia ardere ogni cuore, ogni vita, Padre, ognuno di noi. Mantieni accese le nostre lampade, Signore. Ti chiediamo quell'olio fresco, Padre. Dacci quell'olio fresco.
per essere come le cinque vergini avvedute che presero le loro lampade e uscirono fuori incontro allo sposo. È tempo di uscire fuori, chiesa, è tempo di uscire fuori dal mondo, fuori dai nostri pensieri, fuori dai nostri schemi, fuori dai nostri programmi. Non guardare l'ora, guarda il Signore, alleluia, guarda il trono di Dio, guarda il Signore, Lui è qui, alleluia, dimentica ogni cosa, alleluia, e guardalo, guarda il Signore con gli occhi della fede, invocalo questa sera, ricevi da Lui, alleluia, alleluia, Lui è qui per benedirti, per liberarti, per fortificarti. Alleluia, alleluia, umiliamoci davanti a Lui, sì Signore, oh alleluia, alleluia Padre, alleluia Signore, abbiamo bisogno che Tu scuoti Signore, i nostri cuori Signore, che Tu ravvivi la nostra vita Signore, abbiamo bisogno che Tu accendi ancora Signore, le nostre lampade, i nostri cuori Signore, che quel fuoco santo, Signore, quel fuoco dello Spirito bruci, Signore, ogni pensiero malvagio, ogni pensiero carnale, ogni cosa che non va dentro di noi, Signore. Purificaci, Signore. Abbiamo bisogno di Te, Signore. Abbiamo bisogno della Tua presenza, Signore. Alleluia! Della Tua libertà, Signore. Perché dove il Tuo Spirito c'è vera libertà, Signore. Vogliamo essere liberi, Signore, di ubbidirti, di seguirti, Signore. Che non ci siano legami nella nostra vita. Che non ci sia nessun blocco nella nostra vita, Signore. Ti chiediamo questa sera, rendici liberi ancora, Signore. Libera ogni cuore, libera ogni mente, Signore. Libera, Padre, questa sera, Padre, il Tuo popolo. Che ti invoca, che ti cerca, Signore. Signore, noi ci umiliamo davanti a Te. Signore, noi rifiutiamo ogni pensiero che non viene da Te, Signore. Noi rifiutiamo, Padre. Alleluia. E per fede nel nome di Gesù, scacciamo via ogni pensiero contrario. Via ogni pensiero malvagio. Che ogni dardo del nemico, Signore, Padre celeste, Padre della gloria, che ogni dardo infuocato che ha cercato di colpire delle menti, Signore, siano spenti nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, Signore, perché a Te appartiene tutta l'autorità nei cieli e sulla terra, Signore, e nel Tuo nome, Gesù, noi Ti supplichiamo di spegnere, Signore, qualsiasi dardo infuocato che ha disturbato le menti dei Tuoi figli e delle Tue figlie, che qualsiasi freccia diabolica sia annullata nel potente nome di Gesù, Signore, e che ogni mente sia rinnovata, Signore, e che possiamo uscire da qui liberi, Padre, liberi, ripieni del Tuo Spirito, ripieni della Tua potenza, ripieni del Tuo amore, Signore, ripieni del frutto dello Spirito Santo, alleluia, della Tua luce, Signore, per portare in ogni luogo, Padre, il profumo della Tua conoscenza, Padre, il profumo della Tua conoscenza, questo Ti chiediamo, Signore, lasciamo i nostri cuori nelle Tue mani, Signore, la nostra vita nelle Tue mani, Padre, amen, Padre, nel nome di Gesù Cristo, il Tuo amato figliuolo, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, Signore. Amen, Signore. Gloria a Te, Signore. Alleluia. Alleluia. Prendi Tu il comando, il controllo, Signore, delle nostre vite. Noi ci umiliamo davanti a Te. Siamo piccoli fanciulli, siamo polvere, argilla. Tu, solo Tu ci dai la vita, Signore. Amen, Signore. Amen, Signore. Amen, Signore. Alleluia. Gloria al Tuo.